Dunque, salve a tutti ragazzi e benvenuti finalmente in questo nuovo video. Come sicuramente avrete letto dal titolo, in questo video parleremo di lui, quindi del mio nuovo zaino fotografico. Vi parlerò di lui, di come ci sto trovando io in questo periodo di utilizzo, di cosa contiene al suo interno, di cosa c'è meglio al suo interno e di tante altre cose. C'è tanto da dire, quindi non perdiamo tempo e iniziamo subito. Dunque, direi di partire intanto dallo zaino in sé per sé, che è un Manfrotto, nome in particolare Manfrotto Active Backpack 1, dovrebbe essere. Comunque tutti i link di tutti gli oggetti che vi ho mostrato, di cui parlo in questo video, li trovate qui sotto in descrizione. Allora, è uno zaino particolare, partendo dal presupposto che ci tengo tantissimo a questo zaino, sia perché mi piace, lo sto utilizzando tantissimo, ma anche perché è un regalo e mi ci sto affezionando tanto, tant'è che a volte mi urta anche utilizzarlo perché non vorrei, ecco, romperlo. Ma a parte queste pippe, addentriamoci un po' al suo interno. È uno zaino, ripeto, della Manfrotto, quindi lui è studiato apposta per poterci inserire, per poterci alloggiare attrezzatura foto e video. Ci sono alcune chicche che mi piacciono di questo zaino. Intanto, a livello di design, mi piace tantissimo. Poi ecco, ha molte tasche sia qui esternamente, questa piccola, questa grande centrale, le due laterali e quant'altro, oltre al fatto che è comunque compatto e contiene tanto e soprattutto è davvero molto comodo. L'ho tenuto in spalla per davvero tanto tempo perché mi è capitato di dover lavorare in condizioni un po', ecco, difficili e quindi ecco di non potermi separare fisicamente dallo zaino, non sapevo dove lasciarlo. E quindi ecco, ho dovuto tenerlo sulle spalle, ma nonostante questo, nonostante lui comunque a pieno carico, vi farò vedere dopo ecco cosa contiene. È pesante, sì, ma non è scomodissimo. Prima di lui utilizzavo questo zaino, che è uno zaino da palestra, che ok, è magari un po' più grande. Ci sono molte tasche all'interno, ma ci sta, ma fino a un certo punto. Oltre al fatto che comunque lui, oltre ad avere, ripeto, queste due spalliere molto comode, ha anche l'attacco qui centrale che davvero aiuta tantissimo a scaricare un bel po' di peso dalle spalle, ecco, su un po' tutto il corpo, anche sul petto. E fidatevi che alla lunga si sente. Ma non perdiamoci in chiacchiere e vi racconto un po' che c'è all'interno. Partiamo, ecco, dalle due tasche laterali, che sono una e due dall'altro lato, che essenzialmente uso questa qui per infilarci una borraccia, che è lì, ora ve la prendo. Borraccia, devo dire, non proprio minimal, non proprio, non passa, ecco, inosservato. Però ci sta a pennello e comunque l'acqua serve sempre. Oltre alla borraccia, qui dentro dovrebbe esserci, ecco, sì, anche una busta di plastica, non si sa mai, potrebbe servire. Dall'altro lato invece la tasca è praticamente la stessa, anche se c'è questo supporto che mi consente di alloggiare anche il mio treppiedi, il treppiedi che non è qui perché lo sto utilizzando in questo momento. C'è da dire che all'appello nello zaino mancheranno alcune cosucce, in particolar modo la fotocamera, l'obiettivo che sto utilizzando e anche il cavalletto, oltre anche due microfoni, il registratore che è lì in basso e il lavalier, perché ovviamente li sto utilizzando in questo momento. Essenzialmente qui va infilata una gamba, mentre con questo laccio vado a fissare, a tenere fermo il cavalletto allo zaino per far sì che non si muova. È anche regolabile, per cui devo dire nessun problema. Partiamo ecco dalla tasca superiore, quella più piccola, dove essenzialmente tengo gli oggetti un po' più piccoli e che comunque uso più spesso, banalmente batterie scariche, le butto lì dentro e so che saranno sempre lì, oltre anche, vabbè, fazzoletti e ripeto, oggetti piccolini che comunque possono essere sempre utili. Per quanto riguarda invece la prima delle due tasche grandi, qui, come vedete, già inizia ad esserci un bel po' di roba. Essenzialmente qui cosa abbiamo? Power bank, non se ne hanno mai abbastanza. Questo qui è un power bank della RAV Power, 10.400 mAh, uscita massima 2.4 A. Per quelli che sono i miei dispositivi, devo dire che va benissimo. Chi possiede un MacBook dal 2016 in poi saprà benissimo che non può vivere senza uno di questi accessori. È il dongle USB-C che uso con il mio MacBook, che vi farò vedere più tardi. E nulla, lo sto utilizzando da oramai un anno e mezzo, va benissimo, ottimo prodotto, in un anno e passa di utilizzo non mi ha mai dato problemi, o meglio, nell'ultimo periodo qualche problemino me lo sta dando, forse ecco si starà un po' rovinando il cavo, però ecco se vedo che la cosa peggiora mi toccherà ovviamente cambiarlo. Andiamo avanti perché iniziano un po' gli accessori fotografici, in particolar modo qui
cosa abbiamo? C'è intanto questa confezione che contiene essenzialmente dei filtri ND, sono tre filtri ND della Polaroid, davvero molto economici, però sono resistenti e in virtù del fatto che ho una lente a f1.7 per cercare di tenere il diaframma quanto più aperto possibile in condizioni di forte luce, ecco, loro possono tornare utili. Sono tre filtri da 1, da 2, da 3 stop con diametro di 67 mm e questo infatti ci collega direttamente a ciò che viene subito dopo, ovvero questi qui che sono banalmente degli anelli step up per poter adattare, ecco, i filtri che utilizzo ai diametri delle varie lenti, per non prendere, ecco, 10.000 filtri con dimensioni differenti. Ho preso un unico set e poi, ecco, li adatto con questi anelli qui. E ovviamente c'è una penna perché può sempre servire. Questa qui è la prima tasca, quindi chiudiamola e apriamo la seconda tasca superiore, dove iniziano ad esserci un po' di cosucce più interessanti. Intanto c'è un'agenda per prendere appunti, per scrivere roba, serve sempre un'agenda. Dopodiché cosa abbiamo? Intanto quest'altra confezione che essenzialmente contiene mouse e alimentatore del mio MacBook Pro da 15 pollici, il tradizionale alimentatore da 87 watt. Questo astuccino che fa parte di un set che include anche una custodia per il mio MacBook Pro da 15 pollici che è qui dietro. Probabilmente quando utilizzo questo zaino non utilizzo la custodia anche perché è bella imbottita e fisicamente non c'entrerebbe. È comunque in tessuto, elegante, bella da vedere, funziona, cioè tiene quello che deve tenere, per cui andiamo avanti e passiamo a lui, che è essenzialmente un cavallettino, un piccolo treppiedi cavallettino che sto amando alla follia, anche perché lui è abbastanza snodabile, la testa anche questa è completamente snodabile, per cui davvero tanta roba, lo utilizzo praticamente ogni volta che posso per piazzarci microfoni, per piazzarci faretti e quant'altro. Essenzialmente qui abbiamo quasi finito, c'è solamente la copertura per rendere lo zaino impermeabile, copertura in credo sia plastica, che ovviamente non è possibile utilizzare quando qui al lato è montato il cavalletto, perché l'ingombro aumenta e anche notevolmente. A pieno carico questo zaino arriva a pesare, facendo un rapido conto, sui 6-7 kg. E qui come vedete ci sono due piccole tasche che essenzialmente utilizzo per buttarci un po' quello che mi serve al momento. In questo caso c'è l'alimentatore delle batterie della fotocamera, ma ad esempio ci metto cavi, tipo qui ci sono cavi, piuttosto che le chiavi, portafogli o batterie o altro. Essenzialmente la tasca qui è vuota, anche se come vedete qui c'è un'apertura. Aprendola, come vedete, appare lo scomparto per il MacBook. Questo zaino riesce a contenere laptop fino a 15 pollici, quindi il mio MacBook ci sta alla perfezione. La spalliera è semirigida, è comunque molto imbottita, per cui non dà fastidio, è molto uniforme e comunque devo dire che fa sudare leggermente meno, forse sarà anche il tessuto leggermente più traspirante, però lo sento molto più comodo rispetto ad altri zaini che ho provato, questo c'è da dirlo. E vabbè, credo che il MacBook non abbia bisogno di presentazioni, è il mio fido MacBook da 15 pollici, modello 2019. Lo utilizzo oramai da un anno e mezzo e nulla, raga, va ancora benissimo per quello che devo fare io, per cui davvero tanta roba, lo tratto in maniera maniacale e sono davvero fiero di lui. La tasca superiore è praticamente finita, per cui passiamo alla roba un po' più interessante, che poi ecco si trova tutta qui sotto. C'è da dire che questo zaino è diviso in due parti, infatti come vedete qui sopra c'è questo pavimento rosso che divide fisicamente lo zaino in due parti, anche se vi farò vedere che comunque più tardi questa zona può essere aperta, quindi ecco lo zaino può essere utilizzato anche nella sua lunghezza per intero, molto comodo se magari non ci serve avere attrezzatura, ma ad esempio devo portare libri o comunque qualcosa che è un po' più ingombrante dal punto di vista della lunghezza. Anche se devo dire che comunque lo scomparto per il PC è un po' spesso, per cui nel caso qualche libro, qualche rivista, qualche foglio può anche entrare qui dentro, o comunque a maggior ragione se non abbiamo la necessità di portarci un computer, libri e quant'altro, possiamo metterli qui dentro e comunque continuare ad avere la doppia zona. Questa apertura è comodissima perché mi consente di
cambiare lente al volo nel caso, o comunque di accedervi anche, ecco, con lo zaino direttamente in spalle. Molto molto comoda, oltre al fatto che è completamente personalizzabile. Come vedete, ci sono questi separatori rossi che sono in velcro, possono essere staccati e possiamo, ecco, configurarci questo spazio come meglio crediamo. Tra l'altro, questa confezione può essere estratta e quindi, ecco, possiamo gestircela come meglio vogliamo. Come vedete, infatti, una volta fatto questo e una volta chiuso qui, di fatto basterà solo aprire qui la cerniera e, come vedete, lo zaino diventa un tradizionale zaino con la possibilità di utilizzarlo, ripeto, nella sua lunghezza completa. Allora, qui, come ho già detto prima, mancano alcune cose all'appello, essenzialmente perché le sto utilizzando. Manca intanto la mia fotocamera, che è la Panasonic G80, con il suo obiettivo. In questo caso sto utilizzando il 1260 f3.5. che altro manca? Manca essenzialmente il registratore, lo zoom H1, microfono che ormai utilizzo da davvero tantissimi anni, forse troppi anni, ma continua a funzionare alla grande. Finché non mi esploderà per le mani, continuo ad utilizzarlo perché è davvero incredibile. E cosa c'è qui dentro? Panasonic con un obiettivo già installato, dopodiché lavalier. Secondo obiettivo, che in questo caso è il Lumix 25mm f1.7, motivo principale per il quale ho acquistato i filtri. F1.7 comunque regala un bello sfocato, perché privarcene. Lo appoggiamo qui anche perché è abbastanza delicato. C'è uno scomparto molto molto piccolo per alloggiare un ennesimo microfono, che in questo caso è il Rode Video Micro. È davvero molto compatto e generalmente utilizzo sempre lui nei miei video, perché comunque è direzionale, posso gestire al meglio. Comunque non mi piace avere spesso, ecco, la pulce che appare nei video, o comunque, ecco, lo utilizzo come microfono di backup direttamente in camera quando utilizzo anche i lavalier. In questo caso, per mostrarvi il contenuto dello zaino, il microfono è smontato ed è qui. Ovviamente lui è compatto compatto, piccolo piccolo, anche se qui c'è il dead cat, per essenzialmente andare a ridurre un po' quelli che sono i frusci di vento. Fa, ecco, da pop filter oltre che da paravento. Quindi questo lo poggiamo qui ed essenzialmente adesso cosa abbiamo? Intanto qui ci sono robe varie che possono servire, tipo tappi per obiettivi piuttosto che per coprire il sensore della macchina, paraluce dei vari obiettivi. Dopodiché cosa c'è? Una cosa interessante è un faretto che sto amando alla follia, perché è molto piccolo e molto portatile. Qui c'è anche la batteria, lo adoro alla follia perché fa davvero tanta luce quando la batteria è carica. Man mano che si scarica, l'intensità si riduce, anche se è possibile utilizzarlo comunque tramite corrente con un normale alimentatore. Oltre al fatto che in confezione ci sono anche delle gelatine, quindi, ecco, per fare un qualcosa di un po' più particolare, ripeto, è davvero molto molto utile e io cerco di utilizzarlo quanto più possibile per dare un'atmosfera un po' particolare nei miei video, quando, ecco, ci sono quelle forti luci sul blu o comunque sul fucsia. A volte, ecco, sono direttamente i LED se sto registrando nello studio, o comunque la maggior parte delle volte quelle luci vengono proprio, ecco, da lui. Dopodiché essenzialmente non c'è tanto altro di interessante, perché di base ci sono altri gadget, tipo questa staffa che mi serve, ecco, per andare a sdoppiare la slitta singola del flash che c'è sulla fotocamera in 3 slit. Molto molto comodo se magari voglio piazzarci un faretto, un microfono, piuttosto che il registratore, il microfono e il faretto, e via dicendo. Molto molto comoda. Altri piccoli accessori, gadget da nerd, in particolar modo l'adattatorino sempre di Manfrotto per poter montare lo smartphone sul cavalletto. Questo in combinata a questo cavallettino mi dà la possibilità, ecco, di creare con il mio smartphone un setup da vlog davvero molto compatto. Ci sono intanto batterie, qui, vabbè, di batterie ve ne ho fatto vedere un bel po', ce ne sono tantissime e servono
servono sempre, per cui batteria in più per la G80 e poi ecco piccolo adattatorino che mi consente di montare sulla slitta del flash della fotocamera un accessorio con attacco con vite 1/4 di pollice, quindi banalmente voglio collegare questo microfono sulla fotocamera, posso farlo grazie a questo adattatore. E infine, in virtù di quello che ho detto prima, altre batterie, in questo caso per lo zoom H1, può anche essere alimentato tramite USB, quindi anche tramite power bank, però ecco, avere un paio di batterie in più, soprattutto se bisogna lavorarci tanto, male non fa. Come ho già detto, questi separatori sono in velcro, per cui posso staccarli e essenzialmente riposizionarli come meglio credo. Se non lo voglio fare, più che altro perché non vorrei poi dimenticarmi la configurazione, e ci ho messo un po' per capire come sistemare al meglio in base alle mie esigenze, anche ecco per le dimensioni, per farci stare tutto davvero a pennello. Mi ci sto trovando davvero molto bene con questo zaino, in generale vabbè anche con l'attrezzatura. Detto ciò, io credo di avervi fatto vedere tutto, probabilmente avrò inserito il prezzo di quello che vi ho mostrato in questo zaino da qualche parte nel video, io non lo so ancora, farò più tardi il calcolo. E nulla, io comunque spero che questo video vi sia piaciuto, spero di avervi intrattenuto. Ripeto, in descrizione comunque trovate i link a tutto ciò che vi ho mostrato in questo video, o almeno per i prodotti per cui il link è disponibile, lo troverete in descrizione, per altri ecco vedrò un po' che fare. Se il video vi è piaciuto fatemelo sapere lasciandomi un commento, seguitemi sui vari social, il link come sempre vi lascio qui sotto in descrizione, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo settimana prossima come sempre in un nuovo video.